come molti saronesi sanno, Unitre di Saronno ha organizzato un corso detto interdisciplinare per celebrare anche da questa associazione saronese il centenario della morte di Leonardo. Ed è durante questo tipo di incontri che ho avuto modo di presentare al pubblico presente quel giorno questo mio suggerimento, questa mia relazione sul confronto tra Leonardo e Bernardino, due grandi artisti. Abbiamo pensato con Piero da Saronno di organizzare anche questo nuovo filmato per dare la possibilità a un maggior numero di persone interessate all'argomento di vederlo appunto sul canale della Web TV. E quindi cominciamo questo percorso che mette a confronto due grandi artisti del passato. Sicuramente nel lavoro che mette a confronto la pittura di Leonardo con quella di Bernardino Luini, che per noi saronesi è un vero e proprio astro della pittura considerando i suoi grandi lavori in santuario, dobbiamo dire che ci sono sicuramente dei punti di contatto, ma ci sono anche dei punti di divergenza, perché non possiamo affermare che Bernardino sia in modo pedisseco soltanto un allievo e un seguace di Leonardo, perché ci sono veramente aspetti della sua pittura che divergono da quella del grande maestro toscano, e in questo senso possiamo stabilire un confronto di, in qualche modo, dialettica artistica. Se devo dire quello che è il punto di contatto, potremmo dire che sicuramente la figura umana ha influenzato molto la pittura di Bernardino guardando i modelli leonardeschi. L'elemento invece che è profondamente diverso in questo contrasto artistico è il modo con cui Bernardino tratta il paesaggio, in modo totalmente diverso rispetto a quello che è il pennello del maestro Da Vinci. E allora sarà possibile, confrontando soprattutto con quello che è il grande capolavoro luinesco, gli affreschi del Santuario di Saronno, stabilire questo interessante confronto fra i due artisti. Possiamo ricordare che da un punto di vista biografico ci sono alcune date che non possiamo prescindere nel mettere a parallelo i due artisti. Ricordiamo che Leonardo nasce nel 1452 in Toscana, figlio legittimo di un notaio fiorentino, e sarà presente in una prima occasione a Milano nel 1482, concludendo il suo primo passaggio milanese nel 1499. Sono gli anni in cui lavora alla corte di Lodovico il Moro Sforza, quindi saranno dei più apprezzati artisti di quel momento nella storia milanese. Successivamente Leonardo tornerà una seconda volta a Milano nel 1506 fino al 1513. E guardando bene il confronto fra diversi artisti, ma in particolare Bernardino e Leonardo, sicuramente in questo secondo soggiorno l'influenza, l'attrattiva che l'opera di Leonardo esercita sugli artisti milanesi è molto molto più incisiva e forte. E tra questi sicuramente è presente anche Bernardino. Potremmo anche ricordare banalmente che il grande capolavoro dell'ultima cena nel refettorio del Santa Maria delle Grazie, quando Leonardo dipinge quel lavoro esattamente nel 494, Bernardino forse ha poco più che 12 anni, quindi un confronto in due stagioni della vita di questi personaggi che non ammettono un diretto dialogo fra il loro modo di dipingere. Poi ricordiamo che nel 1507 Leonardo incontra per la prima volta a Bologna Francesco I re di Francia. Tutti sappiamo che Leonardo si trasferirà nell'ultimo periodo della sua vita in Francia e lì concluderà la sua esistenza nel 1519. Ecco giustificato quest'anno di celebrazioni appunto del quinto centenario della morte di Leonardo. E su Bernardino che possiamo dire da un punto di vista biografico? Veramente ci sono delle zone ancora non del tutto chiarite, ad esempio non è certissimo l'anno di nascita. Noi sappiamo che Bernardino de Scapis, questo è il suo vero cognome, nasce verosimilmente a Dumenza sul Lago Maggiore, la sponda lombarda, anche se il centro più grosso di quel territorio è la città di Luino. Ecco perché poi passerà alla storia dell'arte come Bernardino de Lovinus, quindi Bernardino da Luino, Bernardino Luini. Ma proprio per essere precisi, come giustamente hanno messo in evidenza tanti studi, anche recenti, penso in particolare alla mostra organizzata dal professor Agosti, docente alla Statale di Milano, proprio su Bernardino Luini nel 2014, quindi anni relativamente recenti, con un apparato di studi critici e precisazioni biografiche molto importanti. Poi, ad esempio, ormai concorde l'idea che Bernardino si sia formato in ambiente veneto, perché questo non lo possiamo giustificare.
E questo elemento ci fa capire come ci siano veramente spazi culturali molto ampi in quello che è il percorso formativo di Bernardino. E per questo personaggio è stata attribuita, durante appunto gli studi per la mostra del 2014, questa Madonna, che adesso vi mostro appunto l'obiettivo, una Madonna giovanile di Bernardino, quindi poco più che, come dire, ventenne, che è, sicuramente oggi si trova appunto in area veneta, che dimostra quanto abbia assorbito da quel mondo culturale, da quella che è la pittura veneta del primo Cinquecento, anche il maestro appunto di Luino. Mentre questo che è l'opera concordemente ritenuta fino a qualche anno fa il suo primo lavoro, una sacra conversazione della Madonna, un vescovo e Santa Margherita alla presenza di due angeli. Era considerato il suo punto di partenza, oggi invece è considerata la seconda opera e si vede in questi dipinti quanto abbia assorbito Bernardino da quello che è la scuola veneta della pittura del primo Cinquecento. Ma torniamo ad argomenti più vicini a Leonardo. Tutti quanti riconosciamo in questa immagine il bellissimo ritratto di Cecilia Gallerani, la dama dell'Emellino, che in altre occasioni ho avuto modo di presentare come un personaggio che ha a che fare con la storia di Saronno. Il tema del ritratto è fondamentale nel periodo milanese di Leonardo e qui ce ne dà una dimostrazione importantissima. Però guardiamo a un altro particolare estremamente importante, questa famosissima Vergine delle Rocce di Leonardo, oggi al Louvre, fatta in realtà per la Confraternita Grande di San Francesco che si trovava un tempo vicino alla Basilica di Sant'Ambrogio. Che cosa notiamo in questo quadro? Una intensa attenzione per il particolare della natura che circonda questo momento dell'incontro tra la Vergine Maria che appoggia la mano sulla spalla di San Giovanni, apparentemente potrebbe sembrare un Gesù bambino, ma il vero bambino Gesù è quello che sta vicino all'angelo, che sta indicando con il ditino il personaggio a cui si rivolge la benedizione. Quel bambino accovacciato ai piedi dell'angelo ha un gesto benedicente nei confronti di quel bimbo che invece è sotto la protezione della Madonna. E questo è il soggetto sacro. È tratto da uno dei protovangeli di Giacomo in cui si dice che Gesù bambino incontrò Giovanni Battista, il suo precursore, già nell'infanzia, ma sono testi non canonici che quindi non appartengono ai Vangeli che noi normalmente conosciamo. Interessante il modo con cui Leonardo tratta la natura che sta al piede di queste figure, una delicatissima e proprio precisissima descrizione dell'ambiente vegetale che sta in questa natura rocciosa, queste rocce così espressive, così realistiche e quel delicatissimo sfumato dello sfondo leonardesco che saranno dei tratti più caratteristici della sua pittura. Interessante questo particolare del volto dell'angelo della Vergine delle Rocce, che con questo dito così puntiglioso sta indicando quello che è il destinatario della benedizione del bambino Gesù. E poi in particolare questo volto, questo delicatissimo volto così raffinato, questi riccioli che incorniciano questo volto dell'angelo. Teniamolo presente perché troveremo questo elemento in una opera di Bernardino molto conosciuta qui a Saronno. Mostro ora all'obiettivo della nostra web TV quello che è una copia famosissima della Vergine delle Rocce. Questo è un ritratto che ho riproposto perché ha avuto parte per un piccolo periodo di tempo anche nella nostra Saronno. È stato esposto nel 2016, questa è la copia della Vergine delle Rocce di Francesco Melzi, uno dei più assidui allievi di Leonardo, tanto è vero che seguirà il maestro anche nel soggiorno francese fino al giorno in cui il maestro da Vinci appunto spirerà nel 1519 e Francesco Melzi, da buon allievo del suo maestro, copia uno dei grandi lavori di Leonardo proponendoci questa edizione della Vergine delle Rocce. Dicevo che, come forse qualche saronese ricorderà, un grande pubblico ha assistito all'esposizione di questo quadro, che è una copia dell'opera leonardesca, nella chiesa di San Francesco proprio qualche anno fa, con veramente una folla di visitatori che sono venuti a vedere questo bellissimo dipinto. Questo è un altro lavoro di Leonardo, un'ambigua, misteriosa, emblematica figura di un San Giovanni Battista, davvero un po', come dire, ambiguo nelle sue fattezze umane. E anche in questo caso guardate com'è imperioso il gesto di quell'indice che indica, chiaramente fa riferimento al cielo, questo gesto del precursore di Gesù in questo dipinto appunto di Leonardo. E che dire di questo Bacco? Altre opere della maturità di Leonardo, oggi anche questa è un'opera che si trova al Louvre, dove la divinità pagana, il dio della felicità, della spensieratezza, tanto che noi ricaviamo dal termine Bacco, baccanale, quindi un discorso veramente di spensieratezza illimitata, questa figura pagana
che anche qui ha questo indice che indica che cosa? Non potremmo mai dire. L'ambiguità e il mistero che si nasconde sotto tanti dipinti di Leonardo è qui evidentissimo, ma anche evidentissimo il modo con cui l'artista tratta il paesaggio ancora una volta. Ai piedi del Bacco c'è una natura lussureggiante, filo d'erba per filo d'erba, quell'atmosfera sfumatissima del paesaggio in lontananza che dà una dimensione, si dice, della prospettiva atmosferica. Questo è un termine preciso di quella che è la critica nella pittura di Leonardo. Guardate il particolare appunto di questo dipinto, dove ingrandendo quello che è la figura del quadro del Bacco, vediamo che in secondo piano c'è un leprotto che sta saltellando su questi prati. Forse una prima lettura così approssimativa non ci ha fatto notare questi piccoli particolari sempre così ricchi nella pittura di natura che Leonardo adopera nei suoi lavori. Ma entriamo in quello che è il sacrario della pittura di Bernardino Luini, il santuario della Beata Vergine delle Grazie di Saronno. Ricordo solo con queste immagini di quella che è la forma dell'antico santuario prima che fosse realizzata la grande navata che ha allargato lo spazio di questa chiesa saronnese. Ricordo solo agli spettatori come vanno letti in sequenza i diversi affreschi in cui Bernardino ha lasciato uno dei suoi capolavori del suo percorso artistico. Al punto 5 vediamo quella che è la parete dove c'è lo sposalizio della Vergine. Diametralmente, spostandoci sulla diagonale, troveremmo l'adorazione dei magi al bambino Gesù. Simmetrica di fronte, quindi nella grande aula del santuario vecchio, troveremo la presentazione al tempio e uscendo, sempre secondo una linea diagonale, il ritrovamento del bambino Gesù fra i dottori nel tempio. Entriamo in quelli che sono appunto i dipinti più famosi del santuario. Un giudizio critico molto convincente e assai adatto a quello che il percorso di Luino a Saronno ci dice che il maestro luinese raggiunge la sua maturità completa, quello che è il suo stile personalissimo, nel secondo decennio del Cinquecento. Faccio notare che questo periodo, il secondo decennio del 1500, corrisponde proprio agli anni in cui Bernardino lavora a Saronno. Quindi è lì che lascia quello che è il livello più alto della sua pittura. E torniamo allora agli affreschi del santuario. Il grande affresco sulla parete di destra del sacello saronnese con l'adorazione dei magi. Un gruppo folto di figure si avvicina alla Madonna e al bambino per dare omaggio al piccolo, mentre vediamo questo grande corteo che scende accompagnando i magi fino alla capanna appunto di Betlemme. Comincerai a notare come Bernardino tratta la natura, il paesaggio, o meglio quello che è lo sfondo, questi prati trattati in modo molto anonimo e, come dire, suntuario, lunghe pennellate di verde che descrivono quello che è appunto la natura in cui avviene lo spazio di questa scena. Poi focalizzai l'attenzione in particolare su questo giovane paggio che sta alle spalle del re mago anziano, barbuto in bianco, che sta appunto adorando il bambino. Il giovinetto, questo paggio, ha le mani occupate perché tiene in una mano la spada del re mago e nell'altra la sua corona. Questo particolare che ci addentra in quello che è la figura di questo giovinetto ci dice della gentilezza, della, come dire, aristocraticità di questo volto. E mettiamolo a confronto con quello dell'angelo della Madonna delle Rocce di Leonardo. Mi pare che sia un confronto veramente molto molto persuasivo. È la stessa impostazione, il viso di tre quarti con questi lineamenti delicatissimi, questa corona di riccioli che incorniciano il volto. Nel caso della Vergine della Roccia, dell'angelo con il suo ditino che indica appunto dove è diretta la benedizione, nel caso di Bernardino invece il ragazzo, il paggio, ha le mani occupate, ma la nobiltà di quel volto è terribilmente identica a quella di Leonardo. Ecco allora che da un punto di vista della figura umana Bernardino è attratto terribilmente da quello che è il percorso figurativo di Leonardo e ne sente il fascino profondo. Passiamo a un altro grande lavoro di Bernardino. Siamo nella parete di fronte all'adorazione dei magi dove c'è la presentazione del bambino Gesù al Tempio. Qui ci sono veramente tanti particolari molto intensi per alimentare questo confronto che sto cercando di spiegare appunto ai nostri spettatori. La scena si svolge all'interno di un grande tempio. Bernardino immagina in questo modo quello che poteva essere il Tempio di Gerusalemme, di tutt'altra fattura architettonica che non ha niente a che fare con questo tempio così classico dove avviene il fatto
della presentazione del bambino Gesù. Interessante notare come ci sia questa profondità spaziale, questa precisa prospettiva dell'architettura di questo luogo dove avviene questa scena. E allora andiamo ancora avanti, un particolare che ci addentra in quella che è la composizione della presentazione al Tempio, faccio notare questa mano imperiosa della profetessa Anna, la Vergine Maria, le mani giunte in atteggiamento appunto di devozione, questa figura così scavata, così scabra che sta alle spalle, lo dice il Vangelo, è la profetessa Anna che viveva nel Tempio di Gerusalemme. Guardate il gesto di questa donna, un imperioso indice alzato, quasi preso a prestito direi da certe figure di Leonardo, che dice come questo fanciullo viene dal cielo e fa riferimento appunto alla parte soprastante, quella che è la terra, mentre il vecchio Simeone tiene delicatamente come un nonno amoroso il bambino Gesù fra le braccia. Ricordo poi sempre in questo particolare la scena identica, ma un ingrandimento più ravvicinato, ci mostra quel famosissimo cartiglio che è come appeso a una delle colonne del Tempio dove avviene la scena, in cui Bernardino ha firmato il suo lavoro saronnese, Bernardino de Lovino, Pinsit 1525, quel famoso momento in cui la maturità si è perfettamente compiuta nel grande maestro luinese e dà un saggio in questo grande ciclo di Saronno. Interessante poi sempre nella stessa scena, un po' in disparte, il povero San Giuseppe è sempre un po' dimenticato, negletto in molte pitture, è uno dei tanti protagonisti di quella folla che accompagna la presentazione al Tempio, non è vicinissimo alla Madonna come uno potrebbe immaginare. San Giuseppe che anche a sua volta indica in modo deciso con il suo indice della mano destra quello che è il personaggio centrale di questo affresco, il bambino Gesù che è nelle braccia appunto del vecchio Simeone. E poi guardiamo uno dei dipinti che introducono a quello che è il ciclo appunto di Bernardino a Saronno, lo sposalizio della Vergine. Faccio notare alcuni particolari che servono per argomentare questo confronto. Guardate com'è precisa l'architettura di questo spazio architettonico dove avviene la scena. Il pavimento costruito con restringimento prospettico delle mattonelle che danno il senso di fuga lontano di questa profondità spaziale. E poi farei notare una cosa che sempre si mette in evidenza quando si fanno le visite in santuario, questa misteriosa faccetta di anziano che compare tra le spalle di San Giuseppe, giovane sposo, e questo giovane appunto presente alla scena. Un particolare un po' ingrandito, purtroppo un po' sfocato perché i miei strumenti fotografici non sono così potenti, fa notare come questo vecchio che compare alle spalle di San Giuseppe nel matrimonio della Vergine e San Giuseppe assomiglia terribilmente a quello che è uno dei tanti o dei pochi ritratti che noi possediamo appunto del maestro Da Vinci. Faccio notare che questi affreschi sono stati fatti già a Leonardo morto, che muore appunto nel 1519, mentre datati 525, però sembra essere un piccolo cameo con cui Bernardino vuole rendere omaggio al grande maestro che sicuramente ha influenzato, soprattutto nel confronto della figura umana, questo pittore che sta emergendo appunto nella scena lombarda e a Saronno in particolare. Un piccolo francobollo che ricorda il maestro Da Vinci in un affresco famoso di Bernardino. Tanti studi hanno detto quanto Leonardo fosse attratto dalla natura, dal paesaggio, che per lui era veramente un polo fortissimo di interesse e di curiosità. Ad esempio questo disegno a penna conservato agli Uffizi del 1473 ci dice come Leonardo fosse veramente intrigato da descrivere una natura che fosse la più naturalistica e convincente possibile. E poi c'è un quadro che secondo me è veramente capitale per spiegare l'interesse di Leonardo per la natura, l'Annunciazione del 75-78, oggi agli Uffizi. I frati domenicani di Firenze commissionarono a Leonardo da Vinci questa scena di pittura sacra, l'Annunciazione alla Vergine Maria. Ma fermerei la vostra attenzione su alcuni elementi di contorno di questa scena sacra. Il prato dove l'angelo è inginocchiato per rivolgersi alla Vergine, descritto e dipinto con un dettaglio quasi da miniatura, filo d'erba per filo d'erba, bocciolo di fiore per bocciolo di fiore, ci sono fiori già sfioriti, ci sono fiori ancora chiusi che stanno per sbocciare. E dietro a quel muretto che segna una recinzione dello spazio dove viene la scena, c'è, io lo chiamo così, una vera e propria repertorio antologico di quelle che sono le piante più conosciute della flora toscana. Sembra quasi un'antologia di quelle che sono le essenze arboree che in qualche modo ricoprono il paesaggio dei colli toscani. E Leonardo non disdegna di mettere questa, come dire, questa cortina arborea sullo sfondo del suo quadro, perché questo per lui è un motivo di grande interesse, anche pittorico.
Se noi, come dire, smontiamo parte di questo quadro dell'Annunciazione, vediamo in alto appunto il particolare di questa, sembra proprio come una fila di soldatini ben allineati di tutti i tipi di piante che compongono quella che è la flora toscana. E l'ingrandimento del prato su cui l'angelo è inginocchiato ci mostra il dettaglio di questo prato veramente così calligrafico, precisissimo, quasi una vera e propria miniatura. Un altro soggetto ci dice un confronto interessante, sempre a livello di figura umana. La famosa Sant'Anna, la Vergine, il Bambino e l'Agnellino, dipinto di Leonardo nel 1513-1513, grosso modo come periodo, e questa altrettanto celebre opera di Bernardino Luini, La Madonna con il Bambino e San Giovannino e l'Agnellino. Guardate la posizione della Vergine rispetto a quella appunto del lavoro di Leonardo, come Bernardino Luini guardi a questo dipinto leonardesco per comporre il disegno complessivo del suo lavoro. Una delle ultime opere di Bernardino, la grande pala che si trova oggi a Bobbio, nel Museo di San Colombano, l'Assunzione della Vergine. Anche qui è molto, come dire, importante sottolineare il modo sontuario, approssimativo con cui Bernardino dipinge lo sfondo naturalistico in cui avviene la scena dell'Assunzione. E dato che il Polittico aveva due sportelli che chiudevano quasi a mo' di armadio questo prezioso dipinto che si trova appunto a Bobbio, uno dei due sportelli è raffigurato San Giovanni Battista. Soffermerei la vostra attenzione su come Bernardino tratta il paesaggio e il prato su cui il personaggio appoggia appunto i suoi piedi. Un modo molto elementare, lunghe pennellate di verde che segnano quello che è lo spazio naturalistico in cui avviene appunto la scena. Un alberello molto molto, come dire, così sinteticamente rappresentato nella parte alta e sinistra del quadro che appunto l'obiettivo ci sta mostrando. E poi c'è un altro confronto altrettanto interessante per capire come i due percorsi artistici di Leonardo e Bernardino divergono nello sviluppo della loro attività appunto pittorica. Questo è il famoso incompiuto, tanti sono i lavori che Leonardo non ha in qualche modo completato, espressione di questo animo tormentato, sempre alla ricerca di qualche cosa che va oltre quello che la figura immediatamente ci propone. L'adorazione dei magi, questo disegno, questo dipinto di Leonardo non completato, in qualche modo soltanto abbozzato, ma che andava ancora completato nella sua coloritura, dove mostra questo rudere, questo elemento architettonico così decadente in secondo piano in questa scena dell'adorazione dei magi. Vediamo dei pilastri dove sono crollati poi le strutture di un arco, una scala che porta a un piano superiore che in realtà non esiste più, un vero rudere architettonico. Confrontiamolo con le architetture di Bernardino in santuario. Ritorniamo al discorso della presentazione al Tempio. Ho già detto in precedenza com'è precisa, com'è architettonicamente regolare, molto, come dire, molto in qualche modo ben rappresentata questa architettura del Tempio. Il punto di fuga di questa architettura luminesca si trova alla base di questo albero. Tutti possiamo idealmente capire come le linee di fuga, quelle linee ideali che il nostro occhio in qualche modo immagina nello spazio davanti a noi, costruiscono questa profondità e poi questa architettura, capitelli delle colonne corinzie precisissimi, un grande ambiente con la volta a botte cassettonata, i grandi archi a tutto sesto, caratteristici dell'architettura classica romana. Interessante questo elemento architettonico. Noi sappiamo dalle fonti che molti studiosi dicono che Bernardino è stato a Roma, ha visto la classicità del mondo romano antico che era ancora superstite più di 500 anni fa nella capitale dei papi, e abbiamo una testimonianza precisa oggi per dire quando Bernardino è stato a Roma a vedere i ruderi romani. Ce lo dice il famoso commento di Cesare Cesariano, che nel 1521, avendo riscoperto il grande trattato dell'architettura di Vitruvio, il più grande rappresentante del classicismo imperiale romano, pubblica a Como nel 1521 un commento a questo trattato di Vitruvio, trattato di architettura romana, e dice che tra i diversi artisti che scesero a Roma per ispirarsi alla classicità, tra diversi nomi che fa, c'è anche quello di Bernardino de Lovino. Quindi è sicuramente, oggi si può dire con più precisione, attorno agli anni 20 del 500, poco prima di intervenire al Salone, che Bernardino ha visto i ruderi della grande classicità architettonica romana. E ne fa una memoria così evidente, così persuasiva, proprio in questo tempio della presentazione che Bernardino affresca nel santuario di Saronno. E
si può capire come il confronto fra quello rudere dell'adorazione dei magi di Leonardo e la precisione compositiva di questo disegno del Tempio di Bernardino a Saronno ci sia una grande diversità tra l'architettura dipinta da Leonardo e l'architettura dipinta da Bernardino. Un altro elemento che alimenta questo confronto dialettico. Se tanta figura umana di Leonardo ha impressionato Bernardino, altri particolari della sua pittura veramente sono di tutt'altra natura rispetto ai suggerimenti che venivano dai lavori del maestro Da Vinci. Ritorniamo ancora una volta all'adorazione dei magi. Ecco, questo è il modo suntuario, approssimativo con cui lunghe pennellate di verde dipingono quelli che sono i prati che Bernardino mette nei suoi lavori. Questo particolare deve essere, secondo me, più convincente. È proprio il prato, modo molto, come dire, molto sintetico con cui Bernardino traccia questa natura sotto il corteo dei magi, appunto, che accompagnano l'adorazione del bambino nella capanna di Betlemme. E questo smontaggio, o montaggio se si vuol dire così, dei due soggetti ci fa capire la profonda differenza. In alto i prati dell'adorazione dei magi di Bernardino, 1525, in basso, di quasi 40 anni prima, il prato dell'Annunciazione degli Uffizi appunto di Leonardo. Si vede che c'è una diversità sostanziale e queste immagini sono più persuasive anche delle mie parole a commento di queste immagini. E ancora una volta, il prato che compare sullo sfondo della presentazione al tempio, se lo confrontiamo con quel prato che sta sotto i piedi del Bacco, del dipinto di Leonardo, vediamo che c'è una differenza abissale tra i due modi di trattare la natura. Ancora una volta, nel ritrovamento del bambino Gesù nel tempio, lavoro sempre di Bernardino che conclude il grande ciclo del santuario vecchio di Saronno, vediamo com'è precisa l'architettura dell'ambientazione di questa scena molto molto affollata. Ancora una volta il pavimento segna quella convergenza delle linee di fuga per dare un senso di profondità prospettica. Il trono su cui il bambino Gesù è ritrovato fra il sapiente del Tempio di Gerusalemme ha veramente una composizione, un disegno architettonico precisissimo. L'ambiente di questo presunto tempio veramente è un'architettura precisa di stampo classicista. E ancora una volta, chiudendo questo breve percorso così di confronto tra due grandi artisti del passato, nel quinto centenario della morte di Leonardo, questo ritratto del vecchio dottore del Tempio che sta guardando noi, sta coinvolgendoci in quello che è il grande dipinto di Bernardino per dire quanto sia intenso quello sguardo di questo anziano che assomiglia tanto a molte facce di alcuni personaggi che Leonardo ha dipinto.